Questo era l'inizio del nostro racconto, partendo da questa terra. La prima guerra mondiale vede insieme giovani provenienti da tutta Italia per la prima volta. Le trincee e i campi di battaglia si trasformano in piazze di paese. C'è il contadino, c'è il figlio del farmacista, il figlio del medico, il figlio del sindaco. Tutti si ritrovano insieme in quelle tremende serate, in quelle tremende giornate. Le guerre fino ad allora erano battaglie di pianura. La grande guerra invece sarà anche chiamata la guerra bianca, perché saranno lassù oltre i 2500, i 3000 metri i nostri soldati a contendersi pezzetti di terra con gli austriaci. Ma nelle trincee, in quei pochi momenti, la tradizione, il canto popolare portato da ognuno dalla propria terra diventano un momento di coesione, diventano la poesia che fa dimenticare per pochi attimi il terrore della guerra. E allora la nostalgia, la paura, ma anche le storie d'amore lontane, la nostalgia della casa, fanno sì che nascano canti che ancora oggi noi conosciamo. Canti che però erano già conosciuti prima, vengono portati lì e trasformati. Pensiamo al Testamento del Capitano, che nasce ad Aversa, per il Marchese di Saluzzo, che viene ferito combattendo per i francesi contro gli spagnoli. E poi il suo corpo sarà portato pian piano verso il nord, sarà andato un pezzo alla mamma, un pezzo alla sua fidanzata. E quel canto è diventato un canto degli alpini della Prima Guerra Mondiale, il Tapum. Viene dai minatori del San Gottardo, e poi il Tapum era il Mannlicher, questo fucile tedesco e austriaco che faceva ta e poi pum si sentiva dopo, non soltanto il rumore di un martello pneumatico nel laminiere. Tutti i canti della grande guerra che sono arrivati fino a noi raccontano storie di tanti uomini come gli uomini di oggi. La grande guerra dalla banda e dal corpo.
Thank you.